Eccoci qua, ben ritrovati a Una Finestra sul Mondo, tredicesima puntata, sesta di questa stagione, così continuiamo il nostro viaggio insieme a voi che ringraziamo sempre per seguirci così numerosi. E oggi parliamo di un tema di cui si parla forse un po' troppo poco. Parliamo di acqua. Eh sì, perché l'acqua è fonte di vita, no? E per questo non dobbiamo sprecarla. Perché sprecando meno acqua si potrebbe migliorare, no? La situazione ambientale, vittima purtroppo, come sappiamo, dei cambiamenti climatici che hanno portato a un aumento repentino delle temperature e alla diminuzione delle piogge. Nel nostro paese, è in atto una grande crisi idrica. Il Po, per esempio, è sceso del 65% nell'ultimo periodo, quindi davvero è una situazione preoccupante. E si stima che entro il 2050 ci sarà un ulteriore aumento della siccità e una riduzione delle piogge del 20%. Quindi dobbiamo assolutamente sprecare meno acqua. Ma cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto gli acquedotti italiani. Gli acquedotti italiani sono molto vecchi e causano una perdita, pensate, del 36,2% di acqua potabile e quindi andrebbero sostituiti. Poi, secondo i dati Istat, ogni italiano consuma al giorno 245 litri d'acqua, un po' troppi, e quindi già nelle nostre case possiamo ridurre lo spreco d'acqua, non solo perché si tratta appunto di un bene prezioso, ma anche perché l'acqua costa e quindi si potrebbe ridurre il costo in bolletta. Cosa possiamo fare? Beh, possiamo osservare alcuni piccoli accorgimenti, no? Chiudere, per esempio, sempre l'acqua quando non serve, fare attenzione alle perdite, no? Dei rubinetti e magari fare la doccia piuttosto che il bagno e tanti altri accorgimenti che magari sapete già, ma è meglio ribadire. Perché bisogna fare tutto questo? Bisogna fare tutto questo perché non possiamo vivere senza acqua. Pensate che il corpo umano è composto per il 70% d'acqua. Il pianeta Terra è ricoperto dalle acque per il 70%, quindi l'acqua è ovunque. E poi, beh, come sappiamo tutti, l'acqua fa molto bene alla nostra salute. Per questo motivo bisogna bere molta acqua al giorno. Alcuni parlano di 1,5 litri, 2 litri. E il problema è che noi italiani su questo siamo un po', insomma, un po' così, perché consumiamo ancora poca acqua. Pensate che l'80% degli italiani ne beve meno di mezzo litro al giorno. Ovviamente parlando di acqua dobbiamo fare riferimento a tutte quelle persone che purtroppo non hanno l'acqua potabile, non hanno l'accesso all'acqua potabile, sono tante. Pensate che si tratta di più di 1 miliardo di persone che vivono prevalentemente nel continente africano. Ecco, dobbiamo fare un appello a tutti i governi, non solo degli Stati europei, ma del mondo, affinché questa situazione, che ormai si trascina non da anni, nemmeno da decenni, ma da secoli, che insomma possono in qualche modo intervenire, perché nel 2021 non è più possibile accettare il fatto che si possa morire per mancanza d'acqua o per mancanza di cibo. Parlando di acqua, ovviamente non possiamo non fare riferimento all'energia idroelettrica, che è una fonte energetica rinnovabile che sfrutta grandi masse d'acqua. Come funziona? Beh, in estrema sintesi, ovviamente. L'acqua viene convogliata in delle dighe e poi si sfrutta la forza dell'acqua in cadute che fa girare delle enormi, turbine. Poi attraverso un alternatore si produce energia elettrica. Pensate che l'energia idroelettrica ha delle origini antichissime, addirittura dai greci e romani possiamo dire che già usavano la forza dell'acqua per far girare i mulini, però possiamo parlare proprio di centrale, della prima centrale idroelettrica che nacque negli Stati Uniti, pensate, nel 1879. Quindi già all'epoca nacque appunto questa fonte energetica pulita e rinnovabile. In Italia i principali impianti di energia idroelettrica sono situati in Piemonte, ne abbiamo anche diversi qui in Canavese, in Lombardia e nel Trentino. L'energia idroelettrica ovviamente è l'energia del futuro e dovrà essere sempre di più sfruttata. Ma che cosa ne pensa la gente a riguardo? E poi cosa si può fare a livello globale, per ridurre lo spreco d'acqua? Bene, noi siamo andati come sempre, anzi il nostro inviato, come sempre, è andato al mercato Rivarolo e ha trovato un bel po' di gente e ha fatto un po' di queste domande. Vediamo un po' cosa gli hanno risposto.
Che cosa si potrebbe fare a livello globale per ridurre lo spreco d'acqua? Certo. Basta mettersi in testa che bisogna chiudere i rubinetti bene, ma tutti quanti dovrebbero farlo. Bisogna mettersi in testa che per l'agricoltura ci va un certo tipo d'acqua e non quello degli acquedotti. E si può andare avanti ancora. Sensibilizzando di più la gente e quindi con un po' di educazione civica su quelli che sono i diritti e i doveri di un cittadino. A livello globale? In questo momento non saprei, cioè bisognerebbe pensarci, in questo momento non mi viene tanto in mente, però comunque ci sono tante cose, come le fontane nelle città, cioè chiudiamoli sti rubinetti, cioè mettiamoli i rubinetti, cioè ci sono in tantissime città, io sono anche solo a Torino, ci sono dei rubinetti che continua a scorrere l'acqua e nessuno chiude. Anche un po' la gente comunque maleducata e non chiude, tantissime cose. Ridurre lo spreco d'acqua è sicuramente l'aiuto di tutti, cioè parte dalle grandi aziende, dalle imprese che devono iniziare un po' a lavorare, fare attenzione, e sicuramente il riuutilizzo e poi le azioni di ognuno di noi. Non lo so, nel senso mettere dei timer alla rubinetteria in maniera tale da evitare gli sprechi? A livello globale non sono in grado di dirlo. Io quello che posso fare è chiudere l'acqua quando mi lavo i denti, chiudere quando faccio la doccia, cercare di sprecare il meno possibile anche quando lavo le verdure. A livello globale forse bisognerebbe fare più invasi per raccogliere l'acqua piovana, che non mi pare ci siano. Altre cose non lo saprei dire. E noi cittadini, quali accorgimenti possiamo adottare per ridurre drasticamente lo spreco dell'acqua? Ad esempio montare sui rubinetti quei filtri che riducono la quantità di acqua che passa, favorendo comunque una corretta idratazione. Tantissime cose, chiudere il rubinetto quando uno si lava i denti, chiudere la doccia quando ci si insapona, cioè tantissime cose, quando si sciacquano i piatti, secondo me un sacco di cose a casa si possono fare. Vabbè, penso che lo sappiano tutti, ma credo di chiudere l'acqua mentre ti lavi i denti, fare le lavatrici a pieno carico, idem per le lavastoviglie, cercare di fare un po' di attenzione e non pensare che l'acqua solo perché esca da un rubinetto on off sia sempre disponibile. Nelle nostre di lasciare i rubinetti troppo aperti, ad esempio quando ci si lava i denti, quando ci si lava in generale, evitare lo spreco di rubinetti aperti. Se vogliamo fare una battuta, non lavarci più, ma non mi sembra il caso. Quando uno, ad esempio, quando uno si lava i denti, invece di lasciare andare l'acqua mentre uno si spazzola, chiude il rubinetto, si spazzola, apre il rubinetto, si sciacqua, chiude il rubinetto. Queste piccole cose. L'acqua fa molto bene alla nostra salute. Lei quanta ne beve al giorno? Ma io ne bevo anche 2 litri al giorno. Facendo sport comunque bevo parecchio. Cerco di berne 2 litri almeno. 1,5 litri. 2. Non molta, dovrei berne di più. Adesso ho appena fatto installare quei depuratori d'acqua per non dover più comprare l'acqua nelle bottiglie di plastica, che così perlomeno farò meno immondizia anche e ce l'avrò più comoda, visto che passano gli anni, comprare le casse d'acqua è più pesante, portarle su e giù. Io ne bevo almeno 1 litro, dovrebbe essere 1,5 litri. Però tutti dicono 2 litri, 2,5 litri. Attenzione che i nostri reni patiscono se si beve troppa acqua. Però bisogna berne tanta per l'idratazione della pelle, per l'idratazione degli occhi, per l'idratazione degli organi interni. Bisogna fare molta attenzione. 1,5 litri sarebbe l'ideale, più tutta la frutta, la verdura dalla quale si ricava l'acqua. Diciamo 1,5 litri, una bottiglia. Io uso l'acqua ionizzata. Preferisce bere l'acqua gassata o naturale e perché? Acqua naturale la bevo durante il giorno, ma durante i pasti l'acqua gassata, sì. Naturale, gassata perché non la riesco a bere, non mi disseta. Naturale. L'acqua gassata non mi va tanto, non mi dà fastidio allo stomaco perché ho problemi vari, quindi bevo l'acqua naturale. Io bevo leggermente gassata perché? Per una questione di digestione. Naturale non tutti la digeriscono. Non mi piace l'acqua gassata perché dà dei problemi allo stomaco e all'intestino, preferisco quindi l'acqua naturale possibilmente ionizzata.
Ma io preferisco l'acqua del rubinetto, naturale comunque, ma non so, mi piace. Cioè, non, adesso la nostra, io abito in un paesino qua vicino, ha un pochino di cloro, si sente un po' il cloro, però comunque se si lascia lì, bevo benissimo quella del rubinetto, non ho problemi. L'acqua viene anche utilizzata per produrre energia elettrica. Che cosa ne pensa? Che se venisse sfruttata meglio sarebbe sicuramente un'ottima risorsa di energia green. Penso che vada bene produrre con l'acqua così, insomma, è un... si spreca meno con altre cose sicuramente, però non saprei, non so nel dettaglio come funzioni, quindi non so dirle. Beh, questo sarebbe l'ideale, però bisogna avere molta, molta acqua, avere delle cascate importanti, e quindi se il nostro clima si sta cambiando insiccitoso, perché diventa al sud della terra diventa meno siccitoso, al nord della terra incomincia a essere un pochino più caldo. Non è vero che il clima sta cambiando, cioè sta cambiando nel senso che dal nord sta passando al sud della terra, come è successo in tutte le ere. Penso che sia un'ottima fonte di energie alternative, però preferisco comunque gli altri tipi di energia, tipo il solare e anche l'eolico, nonostante l'impatto ambientale. Secondo me è giusto, si potrebbe fare. Magari in qualche posto fanno già, ci sono tante cose che si possono fare con l'acqua. È un grande tema quello delle energie rinnovabili, e sicuramente lo sbarramento dei corsi d'acqua non è la soluzione migliore per produrre energia elettrica. Sì, hai delle fonti rinnovabili, quindi riduciamo le emissioni, però ho giusto letto un articolo poco tempo fa che in realtà comunque l'utilizzo di cemento, l'utilizzo di materie prime per costruire una centrale idroelettrica non è poi così sostenibile rispetto ad altre centrali. Quindi sicuramente andare a modificare l'ambiente per avere energia non può, per tutti soprattutto, e considerando anche se andiamo verso un mondo sempre più elettrico la richiesta sarà sempre più grande, non è sicuramente la soluzione migliore. Allora, vediamo un po' quali sono state le risposte principali. Beh, a livello globale si potrebbe sensibilizzare maggiormente le persone appunto a sprecare meno acqua, così come dovrebbero farlo le grandi aziende, no? Dovrebbero fare davvero molta più attenzione. E poi praticamente tutti i nostri intervistati concordano sul fatto che bisogna chiudere l'acqua quando ci si lava i denti, per esempio, si fa la doccia e poi fare le lavatrici, le lavastoviglie a pieno carico. Questi sono alcuni consigli utili che possiamo mettere in pratica. E poi la maggior parte delle persone beve almeno 1,5 litri di acqua, preferibilmente naturale, perché favorisce la digestione. E per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la maggior parte concorda sul fatto che sia una fonte energetica pulita e che si debba sfruttare maggiormente. Bene, allora anche la sesta puntata termina qui. Prima però c'è sempre la frase del giorno. E oggi la frase è di Albert Zent Giorgi, un illustre scienziato del Novecento, il quale scrisse: «L'acqua è la materia della vita. È matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua». Con queste belle parole noi ci salutiamo e ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao!